Oh, eccomi qua. Perfetto. Ragazzi. Ciao. Come stai? Bene, bene, scusate, ma ovviamente ho detto, oh caspita, la live. Non mi era ancora capitato di fare live, quindi ho detto, ahia, adesso spero di schiacciare giusto e non fare casini, quindi Non è eccomi qua. sempre molto sfruttata da tutti, spesso è una cosa nuova la live, soprattutto qua Sì. su Instagram. No, sono Sì. carine, dai. Hanno un bel potenziale. Sì, infatti, non me la Per conosco. conoscerti un po', sì. Ma sì, Esatto, dai, bene. Come va, ragazzi? Tutto bene? esatto. Tutto Sì, bene, bene, noi dai, tu? bene, bene. Oggi sono calmo, i bambini che sono fuori, mia moglie è da mia suocera, sono bello tranquillo stasera, quindi dai. Tranquillo, ho superato tutti i possibili Sì, intoppi. mi sono fatto la doccia, la barba, ho fatto le cose tranquille, sono arrivato a casa da lavoro. Top. Ottimo, Top. ottimo. Bene, abbiamo già un po' di gente collegata, quindi Ecco, possiamo anche ecco. iniziare. Non fate caso a questi problemi, ma non fateci I caso. problemi tecnici, è il bello della live, no? Il bello della diretta. Sì. Esatto. Allora, bene, per chi non conosce Gianluca, è un landscaper ligure, ha esplorato la sua terra e l'ha, diciamo, sfruttata al meglio proprio per trarre ispirazione e fare i suoi scatti, ed ha un certo occhio di riguardo ai colleghi d'oltreoceano, giusto? Assolutamente sì. Diciamo che se posso un attimo raccontare com'è nata questa cosa della Vai, vai. fotografia. In realtà è stupida, se posso permettermi di definirla così da solo, ma divertente perché io circa 7 anni fa stavo semplicemente con un mio amico che tra l'altro era anche lui fotografo, poi ha smesso di fotografare perché per motivi di tempo non ce la faceva più. Stavamo guardando una famosa piattaforma che forse voi conoscete, che era 500 Pixel, che era una piattaforma incredibilmente famosa a quel tempo, dove c'erano grandissimi artisti. Credo che tutti i fotografi, sia landscape che ritrattisti, che qualsiasi genere, fossero lì dentro, perché ti dava tanta Sembra molto visibilità. utilizzata comunque, cioè, Sì, sì, non è sì. stata abbandonata comunque come piattaforma. No, beh, in realtà poi c'è stato un problema che l'hanno venduta a un gruppo cinese, poi hanno avuto dei grandi problemi, ora abbastanza abbandonata perché hanno, vabbè, come tutti i social, hanno una loro curva e quindi poi declinano più o meno tutti. E fatto sta che questo mio amico, guardando un po' di foto, mi dice: ma guarda un po' questa foto, è incredibile. Stavamo guardando un autore che tuttora stimo e che poi negli anni sono riuscito anche a conoscere, avere un contatto e parlarci, che era Marc Adamus, che lui secondo me è uno dei più grandi paesaggisti americani, nonché credo sia il padre di tutta la scuola che c'è adesso di paesaggio fatto in quella maniera, con i colori belli saturi, con i primi piani molto importanti. Diciamo che quando ha cominciato lui, veramente la gente non sapeva assolutamente come lui facesse certe cose. Poi negli anni, ovviamente, ha fatto anche corsi e si è scoperto. E quindi in quel preciso momento, mentre lui mi diceva: ma guarda questa roba, io l'ho guardato a bocca aperta e ho detto: ma basta, lo voglio fare anch'io. Io voglio fare le foto così. E quindi mi sono cimentato a fare fotografia. Poi, ovviamente, è un processo che ci è voluto un paio di anni prima di avere qualche risultato decente. Io ogni tanto mi diverto anche sui social, adesso lo faccio un po' meno, ma prima lo facevo, pubblicavo proprio i primi esperimenti che facevo con la fotografia, dove erano delle cose veramente neanche Allucinante. sotto effetto di stupefacenti riuscivi a vedere certe cose, però è normale perché all'inizio provi, esageri e poi piano piano adatti a quello che è il tuo stile. Quindi sì, sono stato Cesso di davvero tanto critica che influenzato. rimane, tutti passano più o meno. Sì, assolutamente. Cioè, anche chi all'inizio fa delle cose un po', passatemi il termine, esagerate, quasi un po' volgari, però poi è un processo, è normale che all'inizio si cerchi di fare gli effetti wow, stupefacenti, poi è una cosa abbastanza naturale, perché piano piano cominciano a stufarti quelle immagini. Cioè, tu quando le Ah, quindi guardi. erano più HDR, per capirci. Sì, diciamo che la base è l'HDR, cioè fai una multiesposizione per cercare di mantenere tutto leggibilissimo. E poi c'è questi effetti molto, loro lo chiamano effetto glow, che potrebbe essere anche l'Horton Effect, che è stato inventato da Horton, ovviamente, che regala questa patina un po' fantasiosa, ecco, diciamo, che ricorda molto gli stili dei fantasy, diciamo anche un po' del Signore degli Anelli, per farti capire un po' l'effetto, tutto così, bello. Chiaramente, Evanescenti. bravo, quel mood che tu guardi, oh, e tra l'altro
è stato utilizzato anche molto in quel film Maleficent. C'è molto questa Sì. cosa qua, quando vedono il castello, ci sono queste luci mega, mega morbide, cioè c'è molto contrasto, ma è morbido, è una cosa molto bella, secondo me. Wow, si fa molto pathos come tipologia di mood. Assolutamente, sì. E da quanto scatti più o meno? Allora, diciamo che questo sono entrato nel settimo anno, più o Ah, meno, quindi ok. vado per i 7 anni di scatto e diciamo quello che è adesso il mio attuale stile, più o meno è da 3-4 anni che è così, non di più, forse 3 anni, dove ho trovato un modo di post-produrre, quindi utilizzare Photoshop, perché utilizzo solo Photoshop, non uso Lightroom, perché Quindi non parti con facendo... il nuovo. Sì, perché non facendo foto in serie, non ho necessità di fare applicare delle modifiche a tutte le immagini, cioè io le apro singolarmente e le modifico una a una. Infatti, sono molto legato anche a questa idea di produzione poche ma buone, cioè nell'arco di questi 7 anni, scartando le prime, quindi mantenendo solo foto che mi immagino, avrò un centinaio di foto nel mio portfolio, non di più. Quindi cerco sempre di avere e dare il massimo su ogni fotografia. Se c'è qualcosa che non mi convince, prima magari le tiravi su, le facevi perché eri emozionato, avevo l'entusiasmo della tutte le cose che vedevo erano Una bellissime. cartone direttamente. Adesso lo vedo, cioè normalmente quando faccio una settimana di scatti, perché solitamente sembra strano, ma io mi prendo quasi solo 2 settimane all'anno, una autunnale e una primaverile, e poi qualche giorno in mezzo, perché ho visto che concentrando così il tempo riesco a produrre meglio. E considerate che mediamente da una settimana escono fuori 3-4 scatti buoni, non di più, quindi la produzione è molto bassa. Poi, specialmente essendo che ho traslato dalla seascape al landscape, è più difficile perché io Seascape, in quelle foto che vi ho mandato, è tutta roba che ce l'ho vicino a casa, perché per fortuna, abitando in un posto così bello, vicino alle Cinque Terre, lì è più facile. Quindi la produzione era un po' più consistente. Con Landscape sono tante cose, cioè vai in una montagna, non sai come sarà il tempo, le condizioni, ci vuole tempo per arrivare, e quindi è più difficile produrre tante immagini. Esattamente. E volevo chiederti un oggetto fotografico che non può mai mancare nel tuo zaino, qual è? Allora, La macchina sembra strano, ma è fotografica. un filtro. È un filtro, perché che è il polarizzatore. Perché essendo proprio un appassionato, poi tralasciando il seascape e il landscape, ok? A me piace proprio anche quelli che sono gli scatti nel bosco, quindi fiumi, cascate. In questi anni qua, complice il fatto che ho stretto molta amicizia con un grandissimo fotografo italiano che è Enrico Fossati, probabilmente lo conoscerete. Anche lui ci siamo trovati in questa cosa e quindi andiamo molto a caccia di fiumi, cascate e il polarizzatore è proprio la base per avere quell'effetto non traslucido sulle foglie e vedere la trasparenza dell'acqua nei fiumi, il che ti regala proprio un effetto che si vede subito, specialmente quando vai in alcuni fiumi, quelli che io cerco sempre sono quelli ricchi di muschio. Sono tutti muschiosi che ricordano i paesaggi magari neozelandesi, dove loro c'hanno pieno anche in Australia, ci sono un sacco di questi posti, anche in America, nella British Columbia, vedi queste foreste piene di muschio. Allora, esatto, per fortuna noi nell'arco alpino tra la Francia, l'Italia, anche in Svizzera ce ne sono parecchi di questi posti, molto meno conosciuti, ovviamente più difficili da scoprire. E diciamo che il fondale è sempre molto scuro. Quindi ti aiuta anche nella composizione a dare maggior risalto alla linea del fiume, perché ti perdi meno a guardare i dettagli delle rocce che ci sono sotto. E se non polarizzi, però. Esatto, ti guida proprio. E se non polarizzi, rischi che di perderti magari qualche dettaglio sotto, perdere un po' quell'effetto che serve a, diciamo, dividere il flusso dell'acqua dal resto. Perché le immagini delle cascate sono bellissime, a me piacciono tantissimo, ma hanno un grosso difetto che sono tutte rischiano di essere tutte uguali. Cioè, c'è il fiume, la cascata, il Guardando il fiume, la cascata. passato. Esatto. Quindi devi cercare di fare qualcosa di diverso e devi cercare di lavorare di fino su questi piccoli dettagli
per rendere l'immagine un po' più accattivante, non è come un classico paesaggio montano che lo vedi, fai wow e rimani affascinato. Se non la fai bene, è rischio, rischi di cadere nel monotono, ecco. Ma quindi quest'acqua, diciamo, in primo piano, che avevamo notato un po' fatti nei tuoi scatti, è un elemento fondamentale per te. Sì, diciamo che, come ti dicevo prima, essendo molto legato all'idea della fotografia americana, loro avevano questi primi piani sempre e comunque, sempre e comunque, che a dirla tutta ultimamente stanno stufando anche me, ma è un processo anche quello naturale, perché si cresce, si cambia e cerchi altre cose. Però diciamo che l'elemento del primo piano forte che ti introduce all'immagine mi è sempre piaciuto e ho sempre cercato di inserirlo. Vuoi che siano stati fiori o acqua o qualsiasi altra cosa, però cercavo. E il tempo di scatto è molto importante perché devi creare quella specie di filo, quei filamenti. Sembrano Sì. quasi metallici, sono proprio belli, sono. Sì. Quindi il polarizzatore è un must Ok. have. E Ottimo. invece parlando un po' di montagne, quindi del tuo processo, diciamo, più di landscape, cinque montagne, cinque location, diciamo, montane del tuo cuore che ti senti tue in modo particolare. Allora, io adesso ve le dico, poi dovrò uccidervi tutti perché sono segretissime, quindi non posso lasciare che qualcuno le sappia, no? Io sono un po' come i fuocaioli, sono molto geloso dei miei posti perché poi adesso ti rispondo, poi parleremo anche di questa cosa, poi ti dirò perché sono un po' geloso. Comunque, le cinque montagne mie preferite in assoluto sono il Pol Vux, che è una montagna, un ghiacciaio che c'è in mezzo alla Francia che è incredibile e ha questa maestosità assurda e ricorda veramente tanto i landscape americani, perché sei di fronte a questo quasi 4.000 metri, proprio di fronte, in mezzo c'è una valle, c'è un fiume che sembra stato disegnato apposta. Poi, bellissimo, che io adoro, è il Mont Viso, che è una montagna assolutamente sottovalutata italiana, non ci va nessuno, ed è una roba pazzesca, è veramente mitologica, molto bella. Poi il Cervino, ma dalla parte svizzera, quindi il Matterhorn, che quello invece è molto più blasonato, ma mi ha regalato uno degli scatti che preferisco in assoluto, perché ho proprio Quindi tipo delle zone di trovato. Sì, Zermatt, esatto. Sali su da Zermatt, perché il Cervino è molto bello, ma dalla parte italiana è piatto, cioè sembra è monco. molto squadrato, Dall'altra molto. parte è una montagna che, tra l'altro, è assurdo perché è quasi identica alla montagna che c'è in Canada. In Canada, una montagna delle Rockies che sempre Enrico mi ha fatto vedere, sembra identica, è una roba incredibile. Cioè, fatta su tre lati, una piramide, tu dici, caspita, l'hanno presa, l'hanno portata là, o viceversa. Quindi il Matterhorn, assolutamente sì. Poi me le sono scritte, ah sì, un'altra vallata che ha una cima che anche quella è molto, molto poco famosa, che è la Valle Ellero, sempre in Piemonte. Sopra Mondovì, e c'è questa cima delle saline. Sono molto legato a questa perché è stato uno dei miei primi landscape quando andavo a cercare cose un po' diverse ed è una bellissima vallata. E poi c'è la montagna per eccellenza che mi ha fatto conoscere Enrico, che è il Tenenberge, che è a Six Fer Cheval, una montagna francese spettacolare con questi corni e l'acqua che c'è da una cascata in mezzo. Anche addirittura Max Rive è venuto dall'America a far foto a quella montagna perché è veramente bella, quindi sono molto legato a queste montagne perché mi hanno regalato la vera montagna, cioè guardandole tuttora, guardo le foto e dico sì, questa è il landscape che voglio. Fantastico, bravo, ottimo. Ma zone tipo qua da noi, Dolomiti, cose del genere, sei mai bazzicato per... Sì, assolutamente. Io in Dolomiti ho cominciato proprio con quel mio amico che ti dicevo, col quale abbiamo guardato le foto di Marche, abbiamo cominciato sulle Dolomiti e ho dei discreti scatti, perché anche lì ho cercato di dire la mia, cioè cercando di fare qualcosa di diverso. Ovviamente è più difficile perché le Dolomiti sono strafamose, quindi cercare un punto di vista diverso non Sì, è semplice, difficile. però credo di aver detto la mia con alcuni scatti che sono particolari, specialmente uno invernale dove un mio caro amico Carlo Alberto Conti, che è un fotografo anche lui di ClickUps, molto bravo, di Spezia, quindi abitiamo vicino, per fare questo effetto particolare, perché era il Lago d'Antorno. Il Lago d'Antorno è quel lago dove si specchiano le tre cime viste da dietro mentre sali. La E parete chiusa lì ha due facce, la classica che vede le tre cime messe di taglio, quindi non si capisce se è un montagnone, e l'altra vede altre cime che scendono, che è un po' più, diciamo, meno inflazionata.
Ed era appena finito di nevicare, ma era stata una nevicata da 2 o 3 giorni, quindi è proprio quel classico mood invernale con la neve sugli alberi, il lago ghiacciato, ed era spuntato il sole, quindi avevo queste linee di ombra degli alberi che riempivano il frame a metà. E ogni tanto cadeva la neve perché era pesante. Allora ho detto a Carlo: senti, c'ho l'albero là che mi fa da soggetto, vai a darle un calcio così scende giù la neve. E così ha fatto. E la vai a zoomare, si vedono i suoi piedi perché c'è lui che ha dato il calcio, ha fatto l'effetto della neve che cade, che ha dato quella ciliegina. Esatto. Sì, facciamo delle cose sul campo, divertentissime. Ma bisogna divertirsi anche per fare questo lavoro, se no. Assolutamente sì. E lì c'è anche un bel ponticello, Bravo, bravo, c'è quello dalla parte delle Tre Cime, dove c'è il ponticello che funge da linea guida e hai esatto, alle montagne, l'aeroporto. classico, sì. E io ovviamente non l'ho fotografato, mi sono messo a lato, ho fatto dei Ah, fiori, perché vabbè, vabbè. è proprio una mia, ma non dico una missione, però a me piace proprio cercare di Qualcosa di raccontare diverso, le... sì. Bravo, bravo. E questo comunque è un lato molto difficile, perché diciamo che nel panorama fotografico, se non segui un po' quello che la massa vuole, è più difficile avere il riconoscimento. Infatti, sono sicuro che se avessi avuto tutti i post iconici avrei molti, ma molti più follower. Però è una cosa proprio mia, io non ce la faccio. Cioè, se vado in un posto, devo trovare la mia composizione, le mie cose. E Non se vuoi non le essere trovo, spuntato, insomma, sì. assolutamente, assolutamente. Infatti, sono molto orgoglioso del mio portfolio perché vedi montagne e posti che pochi altri li hanno. E quindi sono soddisfatto, ecco, guardo le mie foto e dico: oh, non sono sceso a compromessi, non importa se non ho milioni di follower, ma chi mi segue gli piace quello che faccio. Assolutamente. Ma è meglio avere, diciamo, questa qualità qua, comunque essere anche un attimo fuori dal coro, che magari avere milioni di follower perché si ha lo stesso soggetto inflazionato fatto come altri Sì. 100.000 soldi. Sì, questo è un tema per il quale potremmo parlarne ore e ore e ore, Assolutamente. assolutamente, però credo che sia una parte fondamentale. Prima o poi ci arrivano tutti e come lo vedete anche voi, ci sono tanti artisti che partono super entusiasti, cominciano, vanno nei posti iconici e poi magari si fermano perché non riescono ad avere quel qualcosa che magari li spinge a Sì. continuare. Perché poi la ricerca nel landscape è fondamentale, la cosa più bella. Io lo dico sempre: cioè andare in un posto nuovo dove tu non conosci niente, non hai idea di come potrebbe essere la composizione, ti permette di esprimere la tua fantasia, la tua immaginazione al 100%, perché non sei legato a tutte le immagini che ci sono già state e non ricadi in un cliché. Puoi andare a ruota libera e esprimere veramente te stesso. Quindi la penso così. Fai guidare dalla tua creatività invece che quella degli altri. E quindi. Che ci sta, perché non voglio assolutamente condannare. Anch'io all'inizio cercavo i posti che avevo già visto perché non hai idea di come fare le cose, vedi cose belle e ti ispiri. Però poi a un All'inizio certo punto. studiando è normale, è un po' il discorso di ripetere le cose magari già viste, già cose conosciute, per comunque arrivare a un buon livello, riuscire a studiare la propria tecnica e poi da lì Assolutamente. fa il proprio stile, il proprio occhio, il proprio gusto, in modo anche da variare e differenziarsi dagli altri. Assolutamente, infatti questo comunque nel discorso dei seascape, quelli che ti ho mandato, mi ha permesso in Liguria, dove vivo, di trovare posti che veramente la gente mi diceva: ma dov'è, in Thailandia? Ma no, ma guarda che in Liguria sono quelle spiagge, ma mai visto, cioè, eppure, certo, ha comportato delle difficoltà, perché tante volte ho dovuto proprio citofonare fisicamente al proprietario di casa, tra l'altro uno di uno scatto che è uno dei... Personalmente uno di quelli che preferisco in Liguria è un avvocato di Milano che dopo 4 anni sono riuscito a trovarlo, mi ha detto va bene, entra, mi ha fatto fare la foto, basta, quella foto è irripetibile perché mi ha detto una volta e ciao, però caspita che soddisfazione, cioè hai una cosa che è tua. Bellissimo. Sì. Ricollegandoci seascape e landscape, volevo capire qual è la differenza di esecuzione tra i due scatti. O Allora, due esecuzioni, sì. devo ammettere che il landscape è sicuramente un tipo di scatto molto più tranquillo. Cioè, tu hai il tempo di andare sul posto, ti godi la situazione, poi anche ci sono veramente dei momenti in cui io ho piazzato il cavalletto alle 5 e mezza e ho aspettato fino alle 9 che arrivasse la condizione perché sapevo che la foto era così.
E quindi ti puoi godere anche il momento, vedere gli animali, stare un attimo lì a pensare e riflettere. Sono momenti molto belli quelli. E Seascape? No, Seascape assolutamente no, è molto più intenso, specialmente se lo vuoi fare con mareggiate, tempeste, vuoi fare qualcosa di un po' strong. Vorrei far vedere delle foto dove sono imbardato, incappucciato, la macchina con la plastica sopra, perché proprio le onde ti prendono in pieno e sei sotto pressione, cioè arrivi a fine sezione fotografica e sei stanco veramente, perché dici, oddio, non ne posso più, perché hai fatto magari la composizione che avevi immaginato col mare grosso sparisce completamente. Non è detto che ci sia. E anche lì devi trovare magari il giusto connubio tra un mare grosso che faccia vedere le texture dell'acqua col tempo giusto e magari il mare piatto, perché il Seascape è ancora più frustrante sotto questo aspetto, perché devi anche tenere conto dell'acqua, non solo della condizione che dici, vabbè, c'è il cielo, non c'è il cielo. Devi trovare il cielo, la luce che arriva e l'acqua che si muove Il nel tempo momento dell'uomo, giusto. esatto. Bravo, bravo. Certe volte sono arrivato lì, condizione atomica, l'acqua faceva proprio in avanti e indietro, la guardavo e dicevo, oh, dai, ti prego, fai qualcosa in più e butti via la sezione. Sì, in cioè, con i secchi, dai, dai, muoviti acqua, perché dici, caspita, c'è tutto. E quindi quello è molto più osservante. L'attrezzatura si rovina molto più facilmente, perché io ho buttato via due macchine fotografiche, che è quello della riparazione. Mi ho detto, ma cosa ci hai fatto con questa macchina? Sono andato a fotografare, sono incrostate di ruggine e sale, e anche i cavalletti, ragazzi, i cavalletti si devastano al Lì si mare. vanno mangiati. Infatti adesso ci sono alcuni marchi che stanno facendo quelli appositi per resistere alla salsedine e simili. È vero, è vero. Io l'ho sempre detto, io non, mi sono preso un gizzo. E gli ho sempre scritto a quelli della Jizz: se mi date me la roba, ve la testo io. State tranquilli che se dopo 6 mesi intera vuol dire che è buona roba, perché altrimenti. Sì, no, ne sopportano, sì. Per Sì. esempio c'è la Rolley, non per dire marchi, ok, che adesso per esempio ha fatto tutta una linea proprio creata apposta per Sì, chi è abituato ad andare a scattare sul mare deve essere attrezzato diversamente, assolutamente. e quindi cosa usi di preciso per proteggere la tua attrezzatura al meglio? Allora, innanzitutto praticamente, allora, com'è che si chiamano? Perché al nome in inglese, i wader, quando vado a scattare sono quelli da pescatore alti fino qua al petto, Ah, che c'è stivali, il tipo gli stivalone stivali di da gomma pesca. proprio alti, bravo, con la bretella, e poi sopra il poncio sempre li compro la roba dai negozi di caccia e pesca, perché sono i migliori. Ma sono migliori anche dei marchi blasonati, tipo se vai a prendere saleva, robe varie, perché chi va a caccia e via a pesca sta tutto il giorno sotto l'acqua battente. Quindi ho trovato una marca italiana, si chiama Baleno, che fa roba pazzesca e non costa neanche tanto, veramente. Quindi poncio sopra, stivali e guanti, non puoi farci niente. Sì, ho preso quelli in Gore-Tex, ma durano poco. E poi ho una specie di tubo di plastica che infilo dentro la macchina fotografica, si stringe poco dove c'è l'anello dell'obiettivo e lo vai a incastrare dove c'è come si chiama, dove c'è l'eye view, cioè dove guardi dentro la fotocamera, scusatemi, mi viene in mente il termine. E così la proteggi, poi infili dentro le mani, non vedi un cavolo perché diventano opache dopo un secondo, quindi dici cosa sto scattando, alzi, abbassi, così. E le butti via ogni 2x3, perché si strappano anche, cioè però costano 10 euro, non è che sia una cifra esagerata, però almeno con quello torni a casa con la macchina salva. Sì, a me è capitato di tornare da una sezione dove non avevo protetto bene la macchina, vado in macchina, era ancora accesa, spengo, riaccendo, ho cominciato a frizzare tutto. Ciao macchina, andata completamente. Ma no, allora io sono, ragazzi, sono di Genova, quindi sono tirchio, non spendo tanti soldi Io quindi ho avuto una 1100D che ho bruciato così, una 60D, tutte e due Canon, che ho bruciato così, e poi sono passato alla Nikon D5003. Ma oltre che essere economica, perché ci stava, ha una caratteristica a cui non posso rinunciare. Nella domanda che mi hai fatto prima, oltre alle cose, per me è essenziale l'eye view orientabile. Cioè, per me è essenziale, e trovo assurdo che in macchine che costano 3, 4, 5 mila euro non ci sia. È pazzesco, è una comodità incredibile, perché certe volte in alcuni scatti, anche nei fiumi, che sei col cavalletto messo in posizioni assurde,
Cioè, come fai a guardare dentro il mirino? Invece giri live view, lo guardi, addirittura Nikon ha il programmino per vederlo sul cellulare, Sì, prendi il cellulare così e guardi esattamente cosa stai componendo. Ma a volte mi è capitato di girare la macchina sotto sopra, proprio di essere impossibilitato a guardare dentro il mirino. E invece così lo vedi perfettamente. E quest'estate, dopo 4 lunghi anni di servizio, ha deciso di andare in pensione da sola, mentre ero il primo giorno fotografico della mia settimana fotografica in Svizzera, ha deciso di fare splendido. caput. Sì, e tra l'altro in Svizzera i centri commerciali la domenica sono chiusi, quindi io ora avevo sabato rotta, quindi domenica ho dovuto aspettare, lunedì era giorno di festa nazionale, quindi fino a martedì non ho Perfetto. potuto avere la macchina e ho comprato la sua successiva versione, cioè due versioni dopo, che è la 5600, che è fantastica, perché sono anche leggere, ragazzi. È vero che sono pochi megapixel, è vero che soffrono quando vai a fare scatti notturni, cioè ne ha di difetti, non posso dire che sia, però è veramente un peso È ancora piuma. diciamo di entry level per loro, come considerazione. Sì, assolutamente considerato un entry level, ma quelle feature tipo questa cosa qua, poi questa nuova l'hanno fatto il corpo in magnesio Tropicalizzato. e carbonio. Non è Ah. proprio troppo alcalizzato, ma è veramente una roba, cioè, funziona bene, secondo me funziona bene. E per quello che faccio io, davvero non ho necessità di andare su questi iper megapixel, anche perché poi lo sapete meglio di me, cioè comincia anche a pesare quando apri Photoshop, eh? Sì, devi avere anche dei mezzi che lo permettano. Sì. Poi, tra l'altro, poi, ragazzi, parliamoci chiaro: io ho la fortuna di stamparle, di venderle anche in altri ambienti, quindi la qualità mi serve. Però tante volte abbiamo macchine fotografiche con milioni di megapixel per poi guardare su un cellulare piccolo così Esatto. e non ti accorgi niente. E ti sgranate su Facebook o su Instagram. Mamma mia, ragazzi, sì. No, è pazzesco. E tornando al discorso montagne, quindi landscape o cosa, com'è che ti rende felice la montagna? Cioè, ovviamente siamo una community di landscape, però molto legata proprio a questo discorso della montagna, quindi. Sì. Allora, diciamo che la montagna, come dicevo prima, ti dà molta, molta tranquillità. Cioè, la montagna ha questa capacità di riportarti indietro nel tempo. Io tutti gli anni faccio una scampagnata con i miei nipoti e il fidanzato di mia cognata, che una volta è venuto, la prima volta è venuto in montagna con me. Eravamo in un passo francese dove veramente non c'è niente, sotto un ghiacciaio, con gli animali che ti guardano perché non sanno chi sei. E lui mi ha detto: caspita, sembra di essere in un altro mondo. E questa è la vera bellezza della montagna. E infatti io preferisco, come dicevo prima, la parte francese, un pezzo di parte svizzera, perché per loro la montagna è montagna e la lasciano veramente in tonsa. Cioè, se tu vai in Dolomiti, sono meravigliose, ma hai quella sensazione di essere in un posto dove c'è il rifugio, c'è quello che ti porta, c'è la seggiovia, Esatto, ed è. tutto perfetto, tutto tenuto in una certa maniera. Sì, invece quando vai in Francia, ad esempio, cioè lì c'è la montagna in cima, tu arrivi, non c'è niente, il rifugio te lo scordi, e se c'è è un buco puzzolente, veramente, perché sono dei rifugi che sono distantissimi da quelli italiani, però loro lo adorano e soprattutto c'è tantissima cultura anche tra i ragazzi, tu vedi tantissimi ragazzi giovani, famiglie, io ho visto una volta 6 o 7 madri con i bambini, 5-6 anni, tutte su sta montagna che andavano. Ah, sì. Vivono la montagna per quello che è montagna, quindi devi avere rispetto perché può essere molto pericolosa. Non si può andare in ciabatte come vediamo certi video sulle Dolomiti, che è gente che va con le Crocs in montagna. E devi sapere quello che è. La montagna è difficile, la montagna vuole sudore, vuole fatica, però quando arrivi in cima, sei lassù, che domini tutto, dici, ne valsa la pena. Quindi per me la montagna è questa, è questo senso di primordialità estrema che c'è, di ritorno. Sembra scontato dirlo, ma ritorno alla natura, al contatto con se stesso e ricordarci che oltre la città e tutto quello che abbiamo moderno, cioè, esiste un mondo che ci circonda, che è fatto di queste cose, che è meraviglioso. Esatto, assolutamente. Un po' il detox dalla tecnologia anche, La soprattutto frenesia dalla moderna, sì. frenesia. Sì, che poi lo sapete come funziona. Sei lì, fai il video, fai la story, fai questo, fai quest'altro. Comunque, ti distacchi definitivamente. Infatti io quando vado con Enrico lui mi dice sempre: vabbè, ci pensi tu a fare le foto, però intanto ma molla quel telefono, ma io devo documentare cosa facciamo, cioè, la gente vuole anche sapere cosa c'è dietro allo scatto, che è anche interessante. Beh, assolutamente.
Intanto ricordiamo che chi è collegato, se vuole fare anche delle domande a Gianluca, okay, può scrivere nella chat, nei commenti, poi le poniamo. Assolutamente. Parlando dello starter pack tuo per realizzare immagini, come fai te? Hai qualche ancora un oggetto, qualcosa proprio, che ci puoi un po' descrivere? Sì, beh, diciamo che la Oltre, base. Scusa, sì, la base. dimmi, se no, Sì, dimmi, dimmi. proprio la base per creare il tuo scatto, ecco. Allora, è il grandangolo. Volgarmente parlando con tutti i miei amici del gruppo, lo chiamiamo zappangolo addirittura, perché più largo è, meglio è, più roba ci sta. No, è divertente. Sicuramente il grandangolo è inteso, addirittura io avevo il Tokina 1116, che però essendo una PSC Nikon, moltiplicavi per 1,5 perché è un fattore di moltiplicazione, quindi era un corrispettivo di 16 mm sul full frame. Ed Ok. ero un po' stretto, quindi ho voluto fare un passo indietro e ho trovato un Sigma 816 che corrisponde a un 11 mm qualcosa, ed è veramente wow, ci sta tutto, cioè è meraviglioso. Anche se devo ammettere che il grandangolo è come avere un coltello con due lame al posto del manico, perché è molto pericoloso. Sì, c'è Perché, troppo, sì. Tante bravo, a volte il troppo volte è bello stroppia. isolare un Esatto, soggetto invece che mettere assolutamente. tutto dentro. Sì. Infatti, un grandissimo fotografo italiano, Fortunato Gatto, che speriamo lo conoscerete, lui diceva sempre che il vero paesaggista va in giro solo con una lente, il 21 mm. E non puoi zoomare, cioè tu devi comporre con quello, perché è un esercizio per la composizione. Quando tu hai una lente fissa, non puoi zoomare, che è anche abbastanza lunga, quindi non ci sta dentro tutto, devi veramente fare attenzione a dove metti tutti gli elementi dell'immagine. E io quel consiglio non l'ho Buon mai esercizio ascoltato. quello della lente fissa. Sì, la lente fissa non mi sono mai sentito di portarla, perché cioè, è sicuramente una bella idea, una bella visione, quella che ha lui, sicuramente è importante, però ti precludi delle cose. Io quindi ho il mio 11-16, adesso l'8-16, poi avevo un Sigma medio che è 24-105. Per me è sufficiente. Qualche volta mi è mancato un tele un po' spinto, perché a volte quando sei in montagna dall'alto vedi dei Diventa dettagli. utile. Sì, a volte è carino perché ci sono delle immagini che vedo molto belle dove isoli veramente bene anche una punta, una cima, c'è cioè una situazione particolare, e col 105 sì che il mio lo moltiplica, quindi diventa un 170 mm, però A volte non diciamo basta, che servirebbe quel 400 spinto che sì. fuori. Ah, c'è Viaia, che è un mio amico, che vabbè, lui è l'ho conosciuto su Twitter, gli ho Ah, comprato okay. un'immagine poi. È una lunga storia questa. Hi Baya, good morning mate, how are you? Bene, Ok. bene. E sempre parlando di scatti, che okay, abbiamo visto, sappiamo anche che fai anche un po' di tutorial, soprattutto per la post-produzione, giusto? Ma Ok, sì. quanto pesa nei tuoi scatti effettivamente? Quanto ci lavori con la post-produzione? Abbiamo capito che lavori solo in Photoshop, come flow. Allora, tanto, tanto, pesa molto la cosa, ma perché dico questo? Perché, come ti dicevo prima, avendo anche una entry level, io cerco di avere la qualità massima. Quindi il fatto di magari fare, io quasi sempre faccio il focus stacking, ok? Quindi metto a fuoco il primo piano, poi il piano intermedio e poi lo sfondo, proprio per evitare il problema della perdita di dettaglio sui lati, il fatto che comunque il sensore è più piccolo rispetto a un full frame, quindi cerco sempre di avere un'immagine che sia stampabile il più grosso possibile. Infatti, comunque le mie immagini riesco a stampare anche 1,5 m di lunghezza, lato lungo. La mia macchina fa un 60x40, arrivo anche 1,5 m con questa tecnica qua. E quindi la post-produzione è molto importante, specialmente per il focus stacking. E un'altra cosa importante che usavo molto di più prima, che è il perspective blending, che è quello che con una lente non tanto wide, se tu immagina che questa è la lente, se tu muovi la lente in questa posizione direzionata sul primo piano e poi la sposti e fai altri scatti, è Vai come a se fare. facessi,
una specie di panorama, passami il termine, bravo, che però devi poi comprimere e farla diventare un 3-2 classico, perché poi deve sembrare una foto normale. È ovvio che adesso con l'8 mm, perché ci sta tutto dentro, e evito di... Comunque, ragazzi, considerate che tutte le volte che tocchiamo una foto, un po' andiamo a intaccare la qualità dell'immagine, cioè meno la tocchi, meglio è. Quindi diciamo che è così. Quindi la post-produzione pesa parecchio. Allora sì, e come vi dicevo prima, facevo delle lezioni personali. Adesso ho un po' smesso per una questione anche di tempo, perché comunque il mio lavoro, famiglia, arrivavo a casa la sera, è difficile poi concentrarsi 2 ore con una persona. Quindi ho fatto il video tutorial, che ne ho venduto contento, ne ho venduti abbastanza, anche se adesso l'ho staccato perché era 3-4 mesi che era fermo. Quindi ho detto, vabbè, si vede che chi la voleva prendere l'ha preso, però sono sempre disposto a, se qualcuno volesse. Dico, non lo sponsorizzo tanto, anche se il mio profilo c'è, in effetti. Non lo sponsorizzo tantissimo proprio per una questione di impegno, e io sono una persona estremamente professionale. Sembra stupido detto così, che mi voglio vantare, ma se io ti do qualcosa, devi essere soddisfatto di quello che ti Fatto do. bene, Devi cara, avere... scusate. Sì. Bravo, di avere il 100% della mia attenzione. Se arrivo a casa la sera, magari ho i ragazzi che mi chiedono delle cose, mia moglie, sono a testa tra le nuvole e non riesco. E quindi mi è capitato di portare avanti, magari stasera no, domani sera no, dopodomani sera no, e quindi mi sono reso conto che il tempo non era più dalla mia parte, quindi ho smesso di sponsorizzarlo, anzi, ma finché lo toglierò dal profilo, se no. Bene, è così. Allora, dato che tu ti rifai allo stile, diciamo, americano, ci daresti un po', maggiormente, insomma, qualche persona, insomma, qualche fotografo che hai, insomma, studiato? Hai da scrivere perché la lista è lunga. No, Esatto. vabbè, vado con i più classici che tutti Sì. dovrebbero conoscere. Vabbè, Mark Adamus, Ted Gora, che se purtroppo ha smesso, non l'ho più visto. Ryan Dyer, che lui col Perspective Blending è famoso. Cioè, io ho studiato da lui come fare, ok? Poi l'ho adattato perché lui lo faceva molto complicato, era macchinoso. Bellissimo, ma io non avevo veramente tutto il tempo di fare quello. E poi chi altri c'erano? C'è William Patino adesso, non è americano lui perché lui è della non Nuova Zelanda, sì, Nuova Zelanda, lui è Nuova Zelanda se non sbaglio. E poi chi c'era ancora tra gli americani? Vabbè, Erin Babnik, che è un'americana bravissima. Poi c'è Nick Page, poi c'è Sean Backshow, che loro sono vecchia scuola, dal quale io ho preso il primo video tutorial sulla teoria del colore, su come impostare le cose, come lavorare con le maschere grigie. Sì, cioè, tu, praticamente quando vai a fare tutte le modifiche, lui ti fa vedere che mette una maschera grigio al 50%, così non modifichi i pixel, tutte queste teorie qua. E diciamo che loro sono stati i miei primi super fotografi che ho seguito. Poi ne ho seguiti altri, poi ne sono usciti anche altri, ce ne sono altri di più Elia nuovi, Locandi lo diciamo. conosci, che è italiano ma vive in America? Allora, lo conosco, non ho mai parlato con lui, non ho avuto mai occasione, anche se c'è stato adesso un grosso evento legato al mondo, spero di non aprire un dibattito gigante, al mondo degli NFT, che lui era, diciamo, uno dei curatori, però non sono riuscito ad entrarci dentro, peccato, e so che è un grandissimo fotografo che gira il mondo, ha fatto gli scatti travel bellissimi sicuramente, come Daniel Cordon, ecco, giusto per dire un altro, ma lui non è americano, quindi non te l'ho detto. Max Rive, dai, Max Rive, io guardavo le sue prime panorama e facevo, ma come caspita si fanno queste cose? Rimanevo a bocca aperta, veramente. Fanno delle cose che sono quasi irreali a momenti. Eh sì, diciamo che secondo me, riallacciandoci un secondo al discorso di prima, la post-produzione, io sono assolutamente a favore della post-produzione, non sarò mai uno di quelli che dice no, purché non si noti. Cioè, tu puoi fare qualsiasi cosa, anche la più fantasy, ma deve avere la sua coerenza. Deve La sua risultare coerenza. naturale, naturale all'occhio. Deve, anche nella sua irrealtà, deve risultare reale. E come esempio, come dicevo prima, questo mio caro amico Enrico Fossati, lui è un esempio palese, perché lui si ispira tantissimo al mondo fantasy, Signore degli Anelli. Ed è veramente bravo. E vedi le sue immagini, tu dici, lo capisco che non sono reali, ma hanno una coerenza incredibile.
E come anche nei film, cioè quando vedi un regista o un direttore della fotografia bravo, anche se fai cose che vanno fuori dall'ordinaria realtà, ma se hanno una coerenza Magari. non ti danno fastidio. E invece quando cominci a fare cose esagerate, tanto buttandole lì, come ad esempio la più bella sono assolutamente. La cosa più bella che va di moda ultimamente, forse un po' sparita, erano i pterodattili nelle foto, cioè vedevi degli uccelli appiccicati col pennello di Photoshop che in proporzione erano giganti, tipo dei deltaplani erano, e tu dici, diventa molto Diciamo che in quei casi si sono kitsch. un po' fuori dal mondo, se ne vedono di continuo. Beh, sì, ma perché sai cosa? Diciamo che Instagram ha enfatizzato molto questa cosa, cioè si cerca a tutti i costi l'effetto wow, di stupire le persone, di portare sempre qualcosa di più. E quindi praticamente non fai caso alle cose basilari, quindi composizione, tante cose. Cioè fai un'immagine, anche se è brutta, comincio, raggi finti, uccelli, soli, uno qua, uno là, fonti di luci a caso, però magari la Anche perché poi gente. tanto avendo la velocità nel guardare, nello scorrere quei pochi Bravo, secondi di attenzione, la esatto. gente sì, bella, non bella, però non, anche se magari è del settore, non sempre presta attenzione a quello che c'è dietro, a quanto sia studiata, com'è la composizione, bella, non bella, oppure attira l'occhio, parte il like automaticamente. Ma ce n'è stata una che ha girato un paio di anni fa, che era imbarazzante sulla Val d'Orcia, che sembravano veramente dei vulcani, cioè l'aveva talmente tirata, era un autore straniero, ma nulla in contrario, è che non puoi andare in Val d'Orcia, la conoscono tutti, vai dietro casa tua che nessuno sa dov'è, fai quello che vuoi. Però lì Val d'Orcia veramente c'erano i poderi che erano in cima a questi 1000 metri di montagne, e dici, ma è la Val d'Orcia, sono colline morbide che ricordano le Rolling Hills dell'America, cioè molto morbide, belle, tene, ma sai che ha girato Instagram per lungo e largo, ricondiviso, milioni di like, e tu guardi le tue immagini e tutto il tempo che perdi per stare attento anche al minimo, magari c'è una sbordatura perché hai contrastato un po' troppo, la vai a togliere, magari io lavoro, non sto scherzando, ma quando preparo l'immagine lavoro anche al 500%, per togliere, magari quando contrasti un po' troppo, il pixel fa quell'effetto col bordino bianco, allora lo vai a togliere piano piano e poi guardi questi e dici, vabbè, però è la soddisfazione personale. No, assolutamente. Poi anche usi differenti, magari, cioè se vai a fare una stampa, questa cosa si vede. Se uno la butta su sul social, non se ne accorgerà mai nessuno. Sì, diciamo che il fatto di non stamparle ti aiuta molto, perché ma anche a me è capitato di immagini che sembrano perfette, le sono andato a stampare e ho detto, oddio. C'è una cosa che non quadra, devo andare a riguardare perché non ho sbagliato qualcosa. La stampa dicono che sia, diciamo, il completamento del processo della foto, alla fine. Cioè, e lo è, non è che Sì, lo dicono assolutamente. fuori. Sì, Che adesso sta un po' perdendo anche con questa cosa degli NFT, li vedi, vabbè, sugli schermi, per carità, io ho visto delle esposizioni bellissime con questi monitor giganti, quindi le vedi bene, non è che non le vedi, però il monitor è illuminato. Anche lì ti dà un effetto diverso, la stampa dice la carta e l'opacità e contrastarla giusta. Ho un amico, Andrea Celli, che lui stampa tutti i giorni, è un fotografo di Firenze e lui ha la sua stampante a casa, fa a testa così su queste cose. Ma perché anche lì poi è un'arte la parte della stampa, o se si ha, diciamo, lo studio di fiducia, deve essere uno studio che sa fare le cose Bravo, come che non è prima. No. facile, non è assolutamente facile, profili colori, azzeccarli. Cioè. È un lavoro, ecco, che poi quando ti. Anche online, che sono comunque con un'ottima qualità e si riesce a lavorare ugualmente, però non è magari il fine arte che ti fa il fotografo di fiducia nel laboratorio o chi è esperto che lo fa da sé, magari. Sì, io ho collaborato un periodo con Sal Digital, lavorano bene, Sì, fanno Sal un'ottima Digital, qualità. Sì. però io poi alla fine se devo fare delle stampe un po' più importanti, magari uso White Wall, che Esatto, sono. stavo per dirlo io. Loro sono bravi perché hanno un programma di software che legge bene il colore, il profilo, non sbaglia i colori, anche se ho sbagliato delle foto. Ci dovevo mandare una foto a un mio collezionista, l'ho guardata, era acida. Ho detto, che cavolo ho fatto? Allora ho dovuto cambiare la carta, ho dovuto cambiare il supporto, perché Ah, non ok. funzionava bene. L'alluminio dava questo effetto che pur avendo profilo, tutto giusto, veniva acidissimo, acida. Quindi ho detto, cambia supporto. Ma su certi colori o proprio completamente tutta la foto? Specialmente sui gialli e sui verdi, li faceva diventare proprio come se fosse un. Come
Come se fossero, sì, acidi, c'erano tutti stiratissimi, tutti tirati, quindi erano un po' un brutto. Cioè, cambiavo la foto da così a così, eh. E invece di avere il cielo in quella maniera era tutto un altro colore. Ho cambiato supporto e ha funzionato, quindi vabbè, Perfetto. ci può stare. E ho preso un canvas, perché comunque l'effetto canvas è bello. E l'effetto tipo telato, ok? Che è un po', scusate il termine, da paraculo, perché canvas, se lo cambio lo dettaglio. Su certe cose ci passi un po' sopra, non le vedi. Invece magari l'alluminio, ci sono delle carte che sono super dettagliate. White Wall ha l'ultra HD, quello mega galattico, è spettacolare. Però Diciamo che anche è lì un devi... po' più versato al cine art White Wall, per esempio, rispetto a Sal Digital. Sì. Infatti è una cosa di cui ho parlato anche con il team di Sal Digital. Trovavo strano che tu potessi solo caricare in JPEG. Dicevo, caspita, ma il JPEG è bello compresso, cioè... Specialmente quando vai a fare post-produzione come faccio io, dove vai a comprimere molto i toni perché cerchi di avere tutto molto morbido. Quindi nel processo di contrastare in maniera morbida devi comprimere i mezzi toni, ok? E questo però cosa fa? A livello di colore e di sfumatura, la curva viene compressa. Quindi più il file poi da un TIFF lo porti a un JPEG, più fa op. E perde tutte quelle sfumature, quindi è proprio delle linee scalate di salti di colore che non. C'è un bel salto di bit anche tra uno e l'altro. E beh, certo, lavoriamo file a 14 bit per poi trovarceli a 8, e capisci che cioè, c'è un po' di differenza. Quindi su quello non... ho fatto delle stampe piccole che vanno bene, però su stampe grosse ho bisogno di mandare un TIFF, cioè pieno, con i DPI giusti, tutto bello pieno, diciamo. Ci sarebbe come alternativa, che parlavamo anche con l'altra live, col fotografo che avevamo la volta scorsa, Graphi Studio, che è sempre qua in Italia, che anche loro hanno un'ottima qualità. Per esempio, loro stampano anche in Adobe RGB proprio effettivo, Ah, anche sulla macchina. beh, Diciamo che la interessante. pecca è che per poter stampare attraverso di loro bisogna avere partita IVA. Però è Ah, vabbè. un'ottima. Sì, no, Ah, io ce l'ho, quindi va non bene. tutti ce l'hanno, quindi tante volte Eh bisogna avere una sì. pecca. Però loro Sì, hanno delle capisco. ottime stampe e sono usate anche da fotografi stranieri, hanno per esempio delle linee ispirate a Sue Bryce e ad altri fotografi anche americani. Eh sì, poi lì è un mondo bellissimo, la stampa è un mondo fantastico e ci sono delle carte incredibili anche, sono costosissime, carte, la carta solo fine art, cioè noi parliamo sempre di fine art, ma c'è una carta che è costosissima, che poi ti deve essere anche firmata da chi te la dà, che certifica che è una carta fine art, perché comunque ragazzi, quando prendi una stampa da 1 metro non la possiamo vendere a 50 euro, cioè... Cosa facciamo? C'è una stampa fine art da 1 metro deve essere venduta, secondo me, sopra i 500 euro almeno, perché c'è tutto un processo, come dicevamo prima, un lavoro che non è tanto vado sul sito, metto il file, il JPEG, lo mando e chi arriva arriva, no? C'è un controllo, c'è un sistema particolare per cui io sono un fautore delle cose belle vanno pagate, altrimenti non le compri. Dare il giusto Vuoi valore al tutto. Rolex lo devi pagare, non è che puoi pensare di pagarlo come Casio. No, purtroppo. Invece, riagganciandoci al discorso degli NFT che facevi prima, sappiamo che tu un pochino li utilizzi con un po' i tuoi scatti. Per chi No. magari è un... Vai, vai, scusa, no, scusa. No, per chi magari non conosce un po' l'ambiente, ok, magari ce lo introduci un attimo. Sì, diciamo che in realtà adesso io ho proprio cambiato completamente, sono totalmente immerso negli NFT, Ah, perché è un mondo veramente meraviglioso, meraviglioso. Sì, secondo me sì, è un mondo meraviglioso, super frustrante se lo prendi male, perché è veramente frustrante, però ragazzi, lì veramente l'arte viene valutata bene, viene valutata bene, cioè tu quando vendi una foto e cominci a entrare nel giro, a essere quotato, le foto te le pagano bene, ma bene bene, non che dici, vabbè sì, sono lì, come capitava su Instagram tante volte, oh bella la tua foto, me la dai che la metto nella rivista, e quanto mi dai? Ma no, c'è la pubblicità, e vabbè, grazie, cioè, Ti io quanto so... pagherebbero in cripto oppure Sì, pagano in crypto? cripto, la valuta adesso attuale, l'Ethereum, ora pagano perché la blockchain principale è quella di Ethereum, e quindi pagano in quelle, ma è collegato al mio conto corrente, io le dichiaro, quest'anno l'ho già dichiarato sulla dichiarazione dei redditi, quindi non è... Perché c'è tanta diatriba dietro gli NFT e dietro le cripto, tanta gente che non le capisce e dice, ah, è solo un giro di soldi per nascondere i soldi. In realtà è molto più alla luce tutto lì, perché è tutto scritto, tutto rimane inciso, non puoi No. modificare niente.
Bravo, esatto. È solo che è un mondo diverso nel quale l'arte e tutto il resto funziona un po' diversamente, però è molto bello. Per chi volesse avere informazioni, è inutile che lo sto a spiegare adesso perché è complicato. Immagino che voi qualcosa bazzichiate, quindi non è proprio facile da capire. Però se mi volete mandare, chiunque mi vuole mandare un messaggino, sono ben contento di farvi capire come funziona. Però è un bel modo di lavorare. Diciamo che lì si entra nel modo giusto, con le persone giuste, e puoi dire, ah, ora ha senso quello che faccio, non vado a una settimana prendendomi ferie dal lavoro, prendendo vacanze dalla mia famiglia, mia moglie che segue i bambini, tempo, Esatto, gasolio, e poi ti dicono sì, ma te la metto nella copertina gratis. E ti faccio la vabbè. E che, pubblicità. ragazzi, io non lo faccio come lavoro, non è il mio lavoro, quindi io mi impunto, però io capisco quelli che poi lo fanno e danno, perché poi come ci campi? Devi fare la pubblicità e accetti quasi tutto, accetti, però è sbagliatissimo, cioè, scusate, la prostituzione della fotografia, così, eh. Esattamente. Se si va un pochino a intaccare tutto quello che comunque è il lavoro che fai tu o eventualmente anche i tuoi colleghi e va a discapito di tutti in Eh certe sì, situazioni. anche quando facevo i workshop, ne ho fatti qualcheduno, anche sempre lì per motivi di tempo, ho un po' abbandonato. Eravamo sempre più cari, anche quelli che facevo con Carlo Alberto Conti erano cari, quelli che ho messo su con Enrico erano cari, però ragazzi la qualità va pagata. Poi magari vedi quelli che sono molto economici e poi la gente si lamenta. Però cosa succede? Hai rovinato il mercato e quello che ha fatto il workshop non ne fa altri perché è stato, tra virgolette, derubato. Però è sempre la solita, diciamo, storia del mercato. Se ci sono tre prodotti, uno è carissimo, uno è poco costoso e uno è medio, ti devi orientare su, meno male, quello medio, perché sicuramente è quello giusto. E invece c'è questa mania di fare i workshop da un giorno, 2 giorni a 50 euro, 60 euro, che io dico, come fai? Come fai? Cioè, Sì, lì è proprio un altro mondo, gente che cerca, diciamo, di raffazzonare un po' quello che può essere e poi purtroppo viene quello che viene. sì, poi soprattutto negli ultimi anni la domanda è rimasta uguale, l'offerta si è alzata tantissimo perché io ogni giorno ho una sponsorizzazione di un fotografo che fa dei workshop. Però magari vai a vedere il background, vai a vedere tante cose. Diciamo che secondo me in questo momento storico è molto bello perché abbiamo alla portata qualsiasi cosa, cioè chiunque può imparare tutto, senza problemi, senza dover stare lì a cervellarsi. Però Però questo bisogna dà vagliare anche. un attimo, bisogna anche cercare le informazioni giuste, se no poi. Più Esatto, perché non basta un video tutorial e mettere due filtri. da 3 punti, sì, un primo spezzone. È per quello che Sì. vola proprio questo mondo dell'NFT. Per esempio, una foto dopo deve essere unica oppure no? Ah, ok, cioè tu deve Allora, essere lo puoi scegliere. blindata. Lo puoi scegliere, nel senso che nel momento in cui tu la scrivi sulla blockchain, che in termine tecnico la minti, cioè la picconi su questa blockchain, e tu scegli se è un pezzo uno di uno del quale non esisterà altra copia. E chi lo riceve, non riceve in realtà la foto, riceve un token, come, immaginate come se fosse una chiavetta USB con la tua immagine dentro, e di quella tu garantisci che non ce ne copia. Ma quindi è un RAW in questo caso? No, anche un JPEG. Sei tu che decidi cosa mettere. Eh? Io ho visto JPEG, solitamente io metto JPEG a massima risoluzione, quindi parliamo comunque di 70-80 megabyte di foto, ma con la possibilità da parte del proprietario di chiedermi il RAW e darglielo. Però non, diciamo che questa cultura qua è passata un po' perché loro la espongono su monitor. E che se te ne fai del RAW sul monitor? Che devi avere anche il programma per leggerli? Certo. Niente. Però sono detentori di questa immagine che è unica e c'è solo quella. Certo, tanta gente ti dirà perché è vero. Se io faccio a Carlo che è entrato, quello che parlavo prima, Carlo Alberto Conti, il mio amico spezzino, nonché mio geometra di casa mia, ma grandissimo amico e fantastico fotografo, se alcuni sollevano la critica dicendo, è vero, tu scrivi questa foto che è, immaginate, 6.000 pixel lato lungo per 4.000. Se tu ne fai una che è 5.999, non è la stessa immagine. E ne puoi fare un'altra e la puoi rivendere. Siamo tutti liberissimi di farlo. Il problema è che ti bruci, perché un collezionista che magari, e non scherzo, ti dà 10-15.000 euro per un'immagine, perché sono state pagate anche molto di più, se poi gli fai un ciocco simile, tu sei ciocco, scusate, in genovese vuol dire gli fai un affronto simile.
e loro ti tagliano fuori, quindi ti sei perso tutto. Infatti, nessuno lo fa, perché è un mondo, come dicevo, dove c'è del potenziale, dove c'è tanta ricchezza in questo mondo, però bisogna stare attenti, perché sei tu che sei responsabile di te stesso, non c'è l'intermediario. E quindi, se sbagli, ragazzi, sei cagato, eh. Bisogna stare molto attenti a quello che si fa. E oppure adesso ci sono le edition, ovvero tu dici: questa immagine la replico 30 volte, costa meno, è come avere una serie numerata. Sì, Ok? Tu come dici: io fare tutte le metto grafie di una volta numerate, una di tot e una di tot, esatto, ovviamente e la gente compra, ovviamente a un prezzo un po' più basso perché c'è un numero superiore, e la gente compra quello, però diciamo che fondamentalmente funziona così. conviene fare una serie di queste foto, una specie di collezione, oppure basta anche una sola? Non so se mi Allora, sono spiegato un sì, po'. no, no, ti sei spiegato. Dipende Adesso tutto vedo da. anche certi personaggi che creano proprio, non so, dei disegnini, dei proprio, sembrano personaggi animati, I collectible. esatto. Con la foto Beh, come quello. funziona? Nel Allora, diciamo discorso che sì, del sì. ho capito cosa intendi. Diciamo che i collectible è una cosa molto diversa perché è basata su mille altre cose complicate. Le più famose sono le Bored Ape che hanno dei valori esagerati, ad esempio Paris Hilton, tanti Super VIP ne hanno comprate perché una scimmia, un disegno di una Esatto. scimmiettina così su un JPEG che sarà, non lo so, 20 kilobyte di roba, vale 500, 600, 700 mila euro, vale, cioè delle cifre esagerate. Però lì c'è tutto un discorso di inclusività dentro un club che fanno cose, cioè entri dentro un mondo, diciamo, è come entrare in un golf club, per dire. Quando tu vuoi entrare in un golf club, paghi l'annuale che costa tanto e hai diritto a determinate cose. Però tornando alla fotografia, puoi fare le collezioni, io ne ho fatte due, che attualmente non sono ancora del tutto vendute perché è un po' difficile, dove tu metti insieme una serie di foto che Ok. sono sì degli uno di uno, quindi sono uniche, ma fanno parte di una collezione, quindi sono legate da un tema. Ho fatto quella delle Cinque Terre in collaborazione con Carlo, perché abbiamo scattato insieme, mi ha aiutato e mi ha dato alcune immagini che si possono, c'è un sacco di collaborazioni negli NFT, e ne ho fatto una mia su tutti i posti, quelli più particolari, più segreti, e ho fatto le collezioni. Puoi fare l'edition, puoi fare anche. Dipende sempre da quello che è il tuo mercato, da come riesci a introdurti tu, da chi sono i tuoi collezionisti. Dipende tanto, non è che c'è una realtà, c'è gente che ha fatto delle cifre esagerate con le foto singole e altri invece con le edizioni ha venduto tantissimo. La cosa bella che mi piace di questo mondo è che non c'è un'unica strada, ce cioè sono veramente tante. Se ne devi trovare una, ne provi, puoi sbagliare, però non è una cosa che dici come su Instagram per avere un ritorno, devi avere, non so, 1 milione di follower, essere contattato dalle società, fare gli shout out, oppure c'è quello che dice mi pubblichi. A me sono arrivate le richieste, i vestiti, dico ragazzi, ma faccio landscape perché mi metto a sponsorizzare vestiti, Mandano di tutto di più. sì, però lo fanno, cioè c'è gente ragazzi che prende 1800, 2000 euro a posta, cioè a posta, cioè. Immaginate che voi, ve lo auguro, tra un paio di anni arrivate a qualche milione di follower e dite, oh ragazzi, vuoi la sponsorizzazione su Upscape? Paga, è quello, però è unico, cioè. Diciamo che il metodo è solo quello, non esistono altri. Invece l'altro è un mondo molto più vario, basta trovare la propria strada come idea. Frustrante, ve lo dico, perché certe volte quando vedi la cosa brutta è apri il feed di Twitter, perché ovviamente le cripto sono solo su Twitter, apri il feed di Twitter e vedi, ah, ho venduto, ho venduto, ho venduto, ho venduto, e tu sembra che ti girano intorno, no? E allora ogni tanto vai cioè, non dico in confusione, però te la prendi un po', però ti insegna proprio ad avere una visione più sul lungo termine, ad essere meno frenetico, perché anche il collezionista, immaginate voi siete due collezionisti, avete, che ne so, 300.000 bitcoin, siete pieni di soldi, e dite, ok, voglio investire negli NFT. Cioè io prima di dare dei soldi a uno devo capire chi è questo. Cosa fa? Bravo, se domani sparisce, cioè io gli do dei soldi, non gli do delle briscole, quindi io voglio capire la sua coerenza, cosa fa nella comunità, che tipo di artista è. Quindi non è che tu entri e vendi. Certo, è entrato Daniel Cordan, ha venduto perché Daniel Cordan ha una storicità incredibile. Devi già avere una stabilità, un certo panorama, comunque una sorta di portfolio che la gente possa capire e vedere.
chi sei e come lavori. da quanti anni lavori. Io comunque ho avuto fortuna, ho cominciato a vendere abbastanza velocemente. Però devi essere una persona che c'è, devi essere presente. Ecco, diciamo che ti devi vendere, devi essere sul mercato. Devi essere sul mercato, diciamo. Abbiamo una domanda da Mirko che ci sta chiedendo che piattaforma ci consigli di usare proprio per questo mondo qui. Allora, Mirko, innanzitutto di iscriverti a Twitter, perché nessuno parlerà di cripto fuori da Twitter, perché è proprio stato, ormai l'hanno preso come base, anche perché c'è una grossa diatriba tra Twitter e Facebook, Ho quindi capito. cioè, non puoi fare altrimenti. E dopodiché devi scegliere, ci sono vari siti web, quindi piattaforme, dove tu puoi andare a caricare la tua immagine. Ce ne sono di quelle che sono aperte a tutti, come OpenSea, ad esempio, o come adesso Foundation, che era una molto famosa. Altre invece sono, cioè non a pagamento, sono a invito. Ok. Cioè, devi riuscire a farti invitare, perché sono curate, c'è la curatela dietro, c'è la possibilità di. Ci sono tanti collezionisti, tanti, tanti Più collezionisti. Ora. mercato, insomma. Sì. Cioè, allora se entri lì hai più possibilità. Non so se lo conoscete come artista, Justin Aversano. È un fotografo di moda, reportage molto famoso già nel mondo normale. Quando è entrato nel mondo cripto, che ha fatto una collezione di twins, quindi tutti i gemelli intorno al mondo, fate conto che l'ultimo l'altro giorno l'ha venduto per 115 Ethereum, quindi parliamo di 150.000 euro una foto. Porca vacca. Eh sì, c'è giro. Chi? C'è un'altra fotografa americana famosa, la Kat Simard, che è molto famosa anche lei, è su Instagram. È molto famosa lei ha venduto delle cifre. Beh, brava, è stata molto brava a fare marketing, è molto brava, le foto piacciono, ha trovato i collezionisti giusti e la Credo. media delle sue foto è sui 100.000 euro l'una. E chi parte da zero, c'è un po' di speranza, insomma, di iniziare oppure. Assolutamente sì. Io scusa che ti interrompo. Sì, scusami, vai, vai. Io dico sempre che Twitter e gli NFT adesso sono come Instagram quando era nato. Nessuno ci dava due nicchie e poi adesso sono tutti che corrono con i bot a comprare i follower per farsi vedere, perché è così. Gli NFT sono un anno, cioè da quasi no, un anno e qualche mese che si parla anche pubblicamente di questa cosa. Cioè è tutto nuovo, ci sono pochi collezionisti, ma cominciano i musei, il MoMA di New York ha aperto la sua galleria NFT. Cioè, le gallerie, i musei stanno cominciando a buttare un occhio lì dentro. Quindi io dico sempre che è difficile adesso, ma se comunque hai la costanza e riesci a metterci un piede dentro, quando poi sarà alla portata di tutti, come è diventato Instagram, Facebook, chi c'è Già già un da bel molto, livello. Quindi ti faranno consigli di come quelli. provare a entrare Sì, adesso piuttosto che assolutamente sì. dopo, che magari ci sarà Non troppo calo. esitate, no, non esitate, non esitate perché è difficile. Non è facile perché nessuno ti spiega niente, perché vai a tentoni, fai delle cose, però abbiamo una comunità italiana perché c'è NFT Italia, che sono tutti bravi ragazzi, molto Ok. disponibili, ci sono dei collezionisti, c'è gente che parla italiano pur essendo americana, e la comunità, ecco, quello che devo dire, la comunità Twitter è veramente legata, veramente forte, ma veramente, eh? Cioè tu a un certo punto ti trovi a fare delle vendite perché gli altri ti vendono. Cioè, sono gli altri che ti taggano sotto i collezionisti perché sei una persona attiva, perché sei gentile. È ovvio che devi essere portato, devi avere una propensione per questo, se no, se sei un po' orso, Deve essere un ti po' tagli lui. commerciale, come si suol dire. Però mi è capitato tra gennaio e marzo, veramente, di essere nel letto e dire: hai venduto un pezzo, hai venduto un pezzo. Cacchio, magari 1.000-2.000 euro così, nel letto. Cioè, che spettacolo. Perché tu, tutto, magari durante il giorno. Condividi gli altri, scrivi, cioè c'è molta condivisione, cioè essendo che c'è questo senso di guadagno forte, è come se facessimo tutti squadra. E questo ai collezionisti piace tanto anche, piace tantissimo sta cosa, e quindi poi ti seguono e fanno queste cose. Quindi assolutamente, se avete bisogno scrivetemelo, proprio se volete entrare, mi dite guarda, io vi aiuto, non è un problema. Ok, fantastico. Bene. E ci sono dei corsi poi che fanno, giusto per Lasciate perdere. Ah, ok. No, i corsi non sono roba soldi.
perché è alla base della criptovaluta, della decentralizzazione, c'è che tu sei responsabile di te stesso. Non ti puoi affidare al guru che gli dai la roba, gli dai i soldi e lui te li fa guadagnare. Non esiste, non esiste. Devi fare tu, e devi sbagliare. Io ho perso dei soldi sbagliando, ho fatto dei movimenti sbagliati, perché non è come il bonifico bancario che No, va al sbagli. bonifico, ho Sì, detto se sbaglio, sbagli vai. annulli. No, no. No, Se sbagli no, l'indirizzo di un wallet elettronico, che sono 30 caratteri tra maiuscole e minuscole, se sbagli uno, i tuoi soldi li hai persi. E se ci hai mandato 10.000 euro, non puoi chiedere a nessuno di mandarteli indietro, perché hai sbagliato no. tu. Quindi ti insegna, e io qualche soldo, per fortuna pochi, li ho persi, cioè, anche con stupidaggini. Sapete quanti spammer ci sono che cercano di fregarti? Ma sa, a me uno mi ha rubato un portafoglio, c'erano 50 euro dentro, ma no. Mi ha fatto un trucchettino, mi ha detto: ah sì, schiaccia qua, io ho schiacciato, ciao, Però portafoglio bruciato. di solito Quindi. deve avere le 12 parole, no? Come ha fatto O a 24. 24, come ha fatto a scoprirle? No, è perché mi ha fregato. Io avevo un problema su quel portafoglio elettronico. Ho chiesto l'assistenza direttamente su Twitter alla pagina ufficiale e mi ha risposto lui, che si chiamava, immaginate, il portafoglio è Pinco Pallino. Lui si Sì. chiamava Pinco Palino e io non l'ho letto. E mi ha detto: ah sì, fai il reset da qua. Io, non sapendo le cose, ho cliccato, gli ho inserito le parole. E lui le parole le ha copiate. Ok, E beh, grazie. gliel'ho data a lui praticamente. Sì. Questa è una cosa importante. È un po' Grazie. come quelli che stanno andando adesso, di truffe sui conti correnti, che ti chiamano dicendo che ti hanno fatto dei prelievi. Ok, tu dai tutti i codici per bloccarli e loro te lo svuotano in tempo zero. Mai dare i Sì. codici. No, no, ma infatti la regola principale delle cripto, tutti te lo ripeto, nessuno ti chiederà, ma neanche chi, se tu fai un wallet su Ethereum o su Bitcoin, neanche loro ti chiedono le parole, non te le chiederà mai nessuno. Quindi È solo chiunque tu te le una cosa chieda, te personale, sì. le frega. Chiunque ti chieda, mi dai le parole, vuol dire che ti vuol fregare. Non c'è altra soluzione. Quindi devi stare molto con le orecchie attente. Ci sono Esatto. anche degli atti phishing sulle mail, sui tuoi conti correnti che hai. Tu puoi inserire delle parole che, quando arriva dall'ufficiale, tu hai quella parola, e quando non ti arriva dall'ufficiale, quella parola non c'è. Quindi i metodi per stare protetto ci sono, però ti fregano. Attenti, sì. Beh, comunque, parliamo sempre di che se ti entra in un portafoglio dove c'hai le tue scimmie che valgono 1 milione di euro, sai, fa caldo quando le perdi, eh. Ah beh. Tanto. Bene. Grazie allora per questa chiarita. E anche Grazie a voi, grazie. insomma, sì. Avete Vediamo se mai c'è qualcuno che vuole fare ancora qualche domanda. domande, ragazzi? Siamo qua. Sì, intanto vi ricordiamo anche il contest di questo mese, per chi vuole partecipare: visioni da drone, quindi fotografie aeree cioè, landscape aerei per questo mese. Entro il 15, come sempre, da mandarci in DM. Esatto. Lo dirò a Carlo. Carlo, se sei ancora in linea, mandale, perché lui è un dronista incredibile, le fa Mandi. Eccolo. Bene. pazzesche. Quindi, Dai. Vediamo se c'è se qualche arriva qualcosa domandina. di nuovo. Cioè, intanto, dai, ti chiediamo, Mari, qualche progetto, qualche obiettivo per questo 2022, anche se ormai, diciamo, è bello Sì. avanti. Vabbè, guarda, non lo nascondo, il mio adesso obiettivo, progetto, sarebbe quello di entrare in uno di quelle piattaforme curate, super selettive. Ho fatto la domanda giusto 2 giorni fa, e Ah, quindi boh, bene. speriamo. In Sì, ho bocca mandato la domanda, al lupo, Rita. Sì, in bocca al lupo. grazie, crepi, però quella sarebbe una grandissima occasione, perché è come entrare in una galleria curata, alla fine non cambia niente. Cioè, noi usiamo solo parole diverse per descrivere cose che si sono sempre fatte. Cioè, gli artisti venivano curati all'epoca, quando c'erano i medici, c'erano le famiglie potenti che dicevano: questo è bravo, quello è bravo, quello no. E adesso non cambia niente, cioè è sempre tutto uguale, cambia solo la tecnologia e il modo con cui lo facciamo. Esatto, sì, però non è cambiato assolutamente nulla. Quindi anche nel famigerato Web3, però alla fine, diciamo, è un Web 2 evoluto. Sì, dai. È solo che ai nostri amici oltreoceano piace tantissimo usare queste parole, fare questi nuovi termini, e quindi loro sono sempre contenti. Ah, Web 3, Web 3. Quindi dici: vabbè, è uguale all'altro, ci sono solo più soldi, basta. Scusate la mia essere venale. Sì, esatto. Qualche corso, un viaggio, magari una mostra o no.
Allora, caspita, sì, non è 2022, era 2023, mi sarebbe piaciuto andare in Patagonia, però non so se riesco ad andarci, anche se è un posto abbastanza inflazionato, però era un bel viaggio, però abbiamo... non ce la faccio perché troppi inconvenienti adesso con il mio lavoro attuale, c'è avuto un po' di cose, quindi devo comunque stare concentrato 2 settimane proprio distante da casa, già una è tirata, Sì. però mai dire mai, mi piacerebbe. Ho visto Bene. che c'era un ragazzo che ha fatto una Sì, domanda. era Sì. Andrea De Carlo che chiedeva se nei tuoi sporchi, ovviamente oltre al polarizzatore che abbiamo detto prima, utilizzavi dei filtri. Sì. Allora, io quando ho detto cosa non deve mancare il polarizzatore, però io giro sempre con la mia bella sacchettina con i filtri Nisi, perché sono stato, diciamo, un official photographer di Nisi per un anno. Complimenti. E li usi alla fine, poi anche se non sembra, però vengono comodi perché guarda che avere un bel ND soft dove tu dici: caspita, c'è in controluce, c'è tanta luce, dici vabbè, invece che fare 3 foto, metto questo e mi ci sta tutto dentro, cioè fa piacere. Ecco, diciamo che Un GND soprattutto. sì, esatto. E avevo un 3-stop di differenza tra la parte alta e la parte bassa. E l'ho usato tante volte perché effettivamente, come dicevamo prima, pur essendo una persona che utilizza tanto Photoshop, a me piace nella parte creativa. Nella parte dove devi assemblare la foto, dove devi mettere tutte le esposizioni, metterti lì e perderci la vista, quella è un po' pallosa. E invece con i filtri, quando hai la situazione giusta che riesci a utilizzare, vieni a casa, hai uno scatto e cominci con la parte creativa, che è quella più divertente. Assolutamente, esatto. Quindi filtri sì, hai Avendo uno contato scatto Nisi, in gola. macchina Bravo, già bello pronto, già bello esatto. ottimale, metà del lavoro, anche se Hai poi ti fa voglia, sì. male una bella posta anche. Sì, poi vabbè, ti dico, ti diverti ad aggiungere quelle chicche che lo rendono un po' più particolare. Esatto, Esatto, dice eliminare il lì del lavoro lavoro inutile. in posto. Esatto, sì. Che la parte noiosa della posta poi fondamentalmente è quella di star lì e fondere tutte le cosine, perché poi ragazzi, quando Blending che sei su. fanno i fotografi d'oltreoceano, come dicevamo prima. Eh sì, loro invece sono felici di fare queste cose, però comunque considerate che per quanto metti il cavalletto in bolla, per quanto è tutto perfetto, usi e magari c'è quel disallineamento, si è spostata un po' di vento e arrivi a casa e tu fai allinea in mani, fa trick e come dici, porca miseria, e si è spostato qualcosa, e dici, ah, e tira, molla e fai, cioè è noioso. Invece quando è uno scatto, boh, sai che quello è, quello rimane. Esatto. Bene, poi serve qualcosa dell'ultimo minuto, se no, intanto ti ringraziamo dai, Grazie per questa a bella voi. chiacchierata, ci ha fatto molto piacere. Sì, anche a me. sono stati argomenti molto interessanti. Quindi la prossima Vediamo, volta. eccolo qua, grande. Quanto tempo in media? Allora, se come dicevo prima devo cominciare a montare, fare tra focus stacking e tutte quelle cose lì, 3 orette ci vogliono tutte. Però. Considerato che ho preso la mano nel farlo, quindi ti viene fuori, cioè ci vuole un po' di tempo. Specialmente perché anche quando fai il focus stacking ci sono dei programmini, ma anche Photoshop te lo fa il focus stacking, ma fa un sacco di errori, fa. Io mi rendo conto che poi roba che era a fuoco te l'avete sfocato, dici, devi andare lì manualmente, guardare tutto e stare a controllare tutto. Quindi quella roba lì. Se dovessi solo fare la parte di, diciamo, quella bella, esatto, quella artistica, magari un'oretta la fai. Un'oretta fa. Poi dipende sempre le immagini che hai. Se hai un'immagine già pronta, che hai la luce, con i raggi che filtrano, tutto bello a posto, va da sola, va, devi fare qualche dettaglio. Se invece dici, qua la luce mi fa una spintarella, con un po' di colore qui, un po' allora lì devi cominciare a fare le cose fatte bene, perché come dicevo prima, il più grande complimento che ti può fare una persona è sembra naturale. È la cosa più bella che ti può dire uno, e tu invece dici, guarda, vorrei farti delle file per farti capire dove sono partito, perché è l'occhio nel guardare le cose. Infatti un consiglio che do sempre a tutti è quello di guardate la realtà delle cose. Cioè, voi andate in giro, siete in un bosco, guardate come la luce filtra, come i colori si Cambiano. accendono, si spengono. Perché anche lì è una cosa. Avevo fatto un corso
L'ultimo workshop che ho fatto sul campo con delle persone in Dolomiti, poi gli ho fatto, visto che non avevamo tempo, gli ho fatto il corso, no? E uno che era impalatissimo mi fa: ma caspita, cioè tu hai dato contrasto saturando e desaturando. E io ho detto: è certo, cioè quando tu vai e guardi una scena, dove c'è sole, il colore è saturo, dove c'è ombra è desaturato, cioè non devi fare cose strane. Devi solo andare a giocare su quelle cose e sembra che hai fatto chissà cosa, però semplicemente copi la natura, quello che fa la natura. Sì, è che E tante tu? volte non viene a molte persone naturali, diciamo, riuscire a trasportare quello che vede effettivamente in natura, poi nella parte di tecnologia o comunque nella parte di regolazione. Non è sempre immediato questo passaggio. Sì, è vero, ci vuole un po' di pazienza, devi fare tante prove, devi capire anche sulle maschere, quale. Se andare a colpire se è un mezzo tono, un'ombra, una luce, devi fare un po' di prove, però è una cosa che piano piano sviluppi. Certo, non è una cosa che La ci parte nasce, di devi. dopo, assolutamente. Esatto. Bene, dai, allora noi ti ringraziamo ancora, dai, Grazie ci a voi, siamo grazie di mille. vederci ancora, magari se sei in zone Dolomiti per la tua Ma voi settimana. siete lì Noi vicino? siamo praticamente a Bell di Belluno, quindi alle porte Ragazzi, e allora mi invitate a no, se devo venire, certo che devo venire. Che tra l'altro di Belluno. Volentieri. le Dolomiti bellunesi c'è una parte che è poco conosciuta, poco inflazionata, ma c'è delle cime bellissime. Sì, assolutamente. Poi noi C'è. siamo anche a due passi da quelle friulane, che quelle sono anche molto, molto poco conosciute, molto poco Selvaggio, sì. utilizzate, esatto, molto selvagge. C'è un ragazzo, Bruno Pisani, che lui l'ha fotografa tanto lì. Ora ha un po' smesso di fotografare, ma ha fatto degli scatti incredibili da quelle parti. E comunque, Carlo glielo ho già detto, non ti preoccupare. Stia tranquillo, Carlo, che glielo ho già detto. Anche se ogni tanto io vado da lui, perché lui è fantastico, va lavorando tanto con lui, è un ClickUps ufficiale, quindi lavora tanto con le macchine, le sfrutta. E ogni volta che c'ha la macchina nuova, dico, Carlino, ma non è che me la presti? Ogni tanto riesco a scipparli, ogni tanto no, dipende da quanto nuova è. Da quanto nuova è. Eh Lo capiamo, lo capiamo. beh, Bene, sì. allora dai, grazie mille ancora Grazie e a voi, ragazzi, mi è stato un piacere. grazie a tutti Anche a che noi. sono stati collegati Grazie. e buona serata. Grazie. Ciao, grazie ancora. Ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao.